giorno per presentare autodenuncia, fatto in Scelta Maltese, Chiara Lalli, per l'aiuto fornito a Massimiliano a raggiungere la Svizzera al fine di poter procedere con suicidio medicalmente assistito. Massimiliano era un uomo di 44 anni, lo avete conosciuto, con una patologia irreversibile, nella piena capacità di autodeterminarsi, ma lo Stato italiano, poiché privo del trattamento di sostegno vitale, non poteva accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia, così come fece Federico Carboni lo scorso giugno grazie alla sentenza della Corte Costituzionale. Essere privo di quel requisito l'ha costretto ad andare in Svizzera, così è stato per Elena, così è stato per il signor Romano, che qualche settimana fa è stato accompagnato sempre da Marco. In questo momento nel nostro paese ci sono malati che vedono affermata la propria volontà, le proprie scelte nel fine vita, e altri malati che, privi di un requisito, perlomeno al momento, devono attendere di peggiorare, come Massimiliano invece, devono fare la scelta di arrivare all'estero per porre fine alle proprie sofferenze. Una domanda per capire quali saranno le conseguenze allo stato attuale della legge italiana legale. L'aiuto fornito a Massimiliano configura i reati di cui all'articolo 580, l'aiuto al suicidio. La Corte Costituzionale con la sentenza ha stabilito che non è punibile l'aiuto al suicidio solo quando il malato ha determinate condizioni che Massimiliano non possedeva completamente. Se ci sono altri casi che non sono ancora protetti, qual è il vostro scopo? Stiamo arrivare al processo di aprire un altro caso davanti alla Corte. L'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato e Mina Welby continueranno nella propria azione affinché ci sia una buona legge nel nostro paese. Quindi continuiamo con la proposta al Parlamento per una legge che eviti discriminazioni tra malati, ma nel contempo l'azione di disobbedienza civile di Marco Cappato con Mina Web e Gustavo Fraticelli, quando usciremo ci saranno le liberazioni di Marco Cappato, continuerà così come preannunciato nel 2015. Fino a quando non ci sarà una norma, saranno attivate le giurisdizioni. Vediamo il problema che hai visto. Da 5 a 12 anni di reclusione. Anche perché è un precedente, no? Come è già successo. Ma in precedenza, con l'aiuto fornito a Fabiana Antoniani, fu sollevato un dubbio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale è intervenuta, ma ha chiamato la politica e il legislatore a emanare una legge finché non ci siano di queste discriminazioni. Teniamo presente tutti che una buona legge garantisce chi vuole esercitare la propria libertà di scelta, ma garantisce anche chi non vorrà mai fare nulla del genere, perché non si verrà mai imposto nulla. Purtroppo la politica, abbiamo già visto nella scorsa legislatura, ha provato ad emanare una legge che costituiva un passo indietro anche rispetto a quello che già si può fare in Italia. Ci atteniamo che si assumano la loro responsabilità con leggi per tutti i cittadini, poi ognuno sceglie in un parametro di garanzie normative previste da adesso stiamo entrando, non so quanto tempo ci verrà, poi quando usciamo con i disobbedienti, insomma, ci saranno. Soltanto per capire più o meno il tempo, non mi avete detto nemmeno voi, va bene. Grazie. Filomena Gallo, avvocata, difensore di Marco Cappato e segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca. Ah, non l'avevi ancora visti? No, cioè lo sapevi che veniva. Allora, facciamo. No.
vai, perfetto. Vedranno mai che vengono a fare adesso. Adesso. Grazie per esserci. Chiedo intanto le due persone che hanno accompagnato Massimiliano in Svizzera, sono Chiara Lalli e Felicetta Maltese, con le quali dentro abbiamo raccontato quello che è accaduto. Chiara. Allora, le ragioni per le quali Massimiliano è dovuto andare in Svizzera l'ha spiegato benissimo prima Filomena Gallo, e anche dalle parole di Massimiliano era facile capire qual era la sua condizione e qual era il suo desiderio. Noi abbiamo provato ad alleggerire, a fare quel pochissimo che potevamo fare. Ieri mattina, poco prima di morire, Massimiliano mi ha abbracciato e mi ha chiesto scusa perché non riusciva a stringere. E il giorno prima abbiamo giocato a Burraco, io neanche so giocare, però gli ho tenuto le carte, non riusciva più a tenere le carte. Sono stupidaggini, veramente stupidaggini queste due che vi ho raccontato, ma la nostra vita è fatta di questi particolari, tutti questi particolari che giorno dopo giorno lui non riusciva più a fare nulla. Ovviamente a camminare, ad alzarsi, a fare nulla più da solo, e l'ultima volta durante quell'abbraccio di ieri gli ho chiesto se potevamo riportarlo in Italia, se era convinto, se potevamo riportarcelo con noi, e lui mi ha detto lasciatemi andare perché non ne posso più, non ce la faccio più. E mi sono tornate in mente le parole di Giorgio Welby quando aveva detto nel 2006 io non voglio morire ma non voglio più vivere in questo modo, la scelta non è più tra vivere e morire ma è da vivere una sofferenza intollerabile, insopportabile, una sofferenza che è fisica, che è psicologica, che è di qualunque natura. E non so cosa fareste voi, non so cosa farei io, l'unica cosa che so è che vorrei poter scegliere. Quello che abbiamo provato a fare noi è aiutarlo ad arrivare dove voleva arrivare, perché da solo non avrebbe potuto fare. Lo rifarebbe, sì, accompagnerebbe un'altra persona. Un secondo, grazie Chiara. Felicetta Maltese. Tanta compassione per chi soffre, ragazzi, e che non può, sì, che non può scegliere liberamente se soffrire o non soffrire. È una cosa che fa male, non dovrebbe essere così, non ci dovrebbe essere costrizione. Bisognerebbe che le persone fossero libere di accettare e di sapere fino a che punto riescono a tollerare la sofferenza, perché molte persone ho sentito che hanno detto se io sapessi di poter scegliere quando non ce la faccio più vivrei più sereno, e la penso proprio così anch'io, perché essere costretti, cioè dalla sofferenza e dalle leggi che ci sono, a fare delle scelte non so, diciamo non proprio libere, anche il fatto stesso di dover andare all'estero per poter realizzare il proprio desiderio non è giusto, bisognerebbe poterlo fare anche qui in Italia, e sarebbe bello se tutti potessero scegliere il proprio fine vita serenamente, liberamente, senza troppe sofferenze. Poi se uno vuol soffrire ovviamente è libero di soffrire, bisogna vedere, ognuno di noi ha una soglia della sofferenza più o meno alta, ma tutti dovrebbero poter scegliere fino a che punto riescono a sopportarla la sofferenza, e poi decidere di andarsene se vogliono aspettare l'ultima ora possono benissimo aspettare, cioè la libertà, innanzitutto la libertà di scegliere, questo io penso.
l'ho fatto nel rispetto della libertà di scelta. Io faccio la volontaria, la faccio a 360 gradi, principalmente mi occupo di persone anziane, non deambulanti o non vedenti, li aiuto ad andare a fare le visite, le terapie, analisi, quello che vogliono, cioè aiuto le persone a fare ciò che desiderano. Vogliono vivere, io li aiuto a vivere. Vogliono fare un'altra scelta, li aiuto, perché la libertà di scelta è una cosa importantissima, è come l'aria che si respira, se non si è liberi si respira male. Ecco. Io tutti i giorni faccio un accompagnamento all'ospedale, in una clinica, da un medico, mi sembra la cosa più normale di questo mondo e la faccio con tutto il cuore. E aiutare il prossimo per me è una cosa essenziale quando uno ha la salute. C'era anche il padre. Dunque, sì, finché avrò salute la spenderò per gli altri, quando non ce l'avrò più spero che qualcuno la spenda per me. Grazie, grazie per l'intervento. Un secondo solo, poi dopo le domande c'è tutto il tempo per farle anche con ciascuno di loro, però lasciatemi aggiungere questo. Allora, due settimane fa ho chiesto aiuto perché il numero di richieste di persone che si rivolgono a noi per avere informazioni e poter fare quello che lo Stato italiano impedisce di fare, imponendo una violenza alla loro vita e una tortura alla loro condizione, ho fatto un appello e io sono davvero grato innanzitutto a Massimiliano, a padre Bruno, alla famiglia che ci ha fatto fiducia per questo. Sono grato dal profondo del cuore a Chiara e a Felicetta Maltese e a Chiara Lalli, perché hanno avuto la forza, anche il coraggio, soprattutto il cuore, di non semplicemente aiutare Massimiliano ad andare in Svizzera, ma aiutarlo a vivere al meglio possibile, per quanto si possa, quei suoi ultimi giorni e quelle sue ultime ore. Non ho altro da aggiungere, io mi sono oggi unito all'autodenuncia in quanto responsabile legale dell'organizzazione, l'Associazione Soccorso Civile, che ha organizzato e finanziato questo viaggio. Dell'associazione fanno parte Mina Welby e Gustavo Fraticelli, anche i loro nomi sono stati trasferiti alle informazioni alle forze dell'ordine, così come abbiamo fatto ad agosto per il caso di Elena, così come abbiamo fatto due settimane fa per Romano. L'unica cosa che voglio aggiungere è questa: noi andiamo avanti, ci sono due persone con le quali abbiamo già preso l'impegno di aiutarle, ci sono quattro volontari che hanno aggiunto la loro disponibilità a quella di Felicetta e di Chiara, ma questo non va equivocato come una nostra foga o volontà di alzare una posta. Questa è la realtà nella società italiana e il punto è proprio questo: noi esigiamo, chiediamo, a rischio della nostra libertà, che lo Stato italiano la smetta di girare la testa dall'altra parte e la smetta subito, perché i casi ovviamente ci sono, andranno avanti, ma per una persona che è nelle condizioni economiche e di salute di raggiungere l'esilio, condannato all'esilio, come ricordava sempre Emilio Coveri, della morte volontaria in Svizzera, ce ne sono mille che sono inchiodate al loro letto in casa e in ospedale, subendo come una tortura quello che non avrebbero mai voluto subire. È questa la ragione per la quale noi non ci fermiamo e siano le aule, quelle parlamentari, quelle dei tribunali, a scegliere lo Stato ad assumersi la responsabilità di una decisione. Grazie. Grazie. Volevo capire. Il babbo di Massimiliano non si è autodenunciato, la sua presenza anche nelle altre vicende non si configura ovviamente come reato, la mera presenza nell'assistenza morale, nell'aiuto, quello che, senza il quale, la ragione per la quale
Massimiliano mi ha contattato quest'estate, era quell'aiuto che non poteva realizzare lui e non poteva realizzare il padre, cioè l'aiuto indispensabile ad andare in Svizzera. Capato, visto che l'appuntamento era fissato a te, perché la decisione di Massimiliano di fare quel video? Lui che cosa sperava? Davvero di riuscire a poter fare questo suicidio in Italia, a casa propria? Era questa la sua speranza? Massimiliano ha voluto lasciare una testimonianza, evidentemente. I tempi erano quelli immediati della vicenda che non era lui a decidere. Voglio anche precisare, come volevo dire all'inizio, l'associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, oltre a essere il legale di queste azioni insieme a Francesca Re, l'associazione Luca Coscioni si batte per le cure, per la libertà di ricerca scientifica, per le terapie, contro le barriere architettoniche, e non c'è nessuna differenza e nessun contrasto tra rispettare la volontà e la lotta di chi si vuole curare, come Felicetta testimonia in personifica con proprio la sua vita, la sua azione di volontariato, e chi a un certo punto decide di non voler farcela più. Grazie. Perché è importante anche il sostegno della famiglia in questi casi, no? Il padre gli è sempre stato accanto a Massimiliano, era con lui anche in Svizzera. Sì, avete visto, avete sentito le sue dichiarazioni, il padre con lo strazio di un padre che accetta la richiesta o il desiderio di un figlio. È davvero difficile e straziante, e non devo spiegare le ragioni per cui è difficile e straziante. È chiaro che Massimiliano era una persona che era amata, con una famiglia che lo sosteneva, che ha condiviso e rispettato la sua scelta. Il papà lo ha reso noto con il suo messaggio. Hanno raggiunto il figlio per essere fino all'ultimo con il proprio amato. E i ruoli di Chiara Lalli, Felicetta Maltese e Marco Cappato sono ruoli distinti, in quanto Massimiliano non poteva guidare, come avrebbe raggiunto la Svizzera, non avrebbe potuto fare questo viaggio, quindi c'è stato il ruolo di Caravaggio e di Scelta Maltese. Marco Cappato è intervenuto con un aiuto specifico sulle spese, in quanto Massimiliano non poteva nemmeno sopportare quelle spese. La sua famiglia gli è stata vicina. Massimiliano era un malato amato, non in abbandono affettivo, non in abbandono terapeutico, con continuità di assistenza. La sua cartella clinica sarà fornita alla magistratura quando sarà richiesta. Evidenzia costanza nelle cure, nell'assistenza, nella continuità anche di indagini diagnostiche. Quindi vorrei precisare questi due elementi che sono molto importanti. C'era solo il padre o altri membri della famiglia con il padre? C'erano le sorelle. Le sorelle di Massimiliano? Sì. C'erano le sorelle, non lo so. Sì, c'erano le sorelle che erano presenti anche loro e sono state vicine tutto il tempo. Si è cercato di dare a Massimiliano in due giorni tutto quello che uno poteva considerare di aver vicino: affetto, vicinanza, calore, solidarietà. Rispetto. Ma quando sei partito martedì, allora? Quando siamo partiti, no? Oggi martedì. È stato tutto il susseguirsi di giornate frenetiche. Io non. Siete tornati ieri? Sono tornati ieri sera. E tu quando sei uscito ieri mattina? Sì. Era sereno, tranquillo. Era determinato. Molto determinato. Noi l'abbiamo anche detto che se voleva l'avremmo portato di nuovo in casa, se avesse cambiato idea. Lui ha detto: vi ringrazio, ma non cambia idea. Possiamo sapere la storia della vendita? Si deve avere provincia di Zurigo. Zurigo? Provincia di Zurigo. Grazie a voi. L'ultima cosa che ha detto? Ci ha salutato? Ciao. Va bene,
Grazie. Grazie a voi.